Il pass di Amatrice, ne parliamo con il sindaco Filippo Palombini. Padre Giovanni Minozzi, una vita dedicata agli altri, domenica scorsa la commemorazione e il ricordo di questo grande uomo. A scuola con gusto, bentornati ai nostri ragazzi dell'alberghiero. Scandarello protagonista, la premiazione del World Kart Classic Junior Event. In viaggio tra le frazioni di Amatrice, oggi andiamo a Villa San Cipriano. Il reliquiario di San Giovanni torna ad Amatrice grazie ai carabinieri del Nucleo Tutela di Napoli. La pallavolo ad Amatrice, l'intervista a Giulia Delisi, direttore sportivo. Buonasera a tutti voi e benvenuti alla nuova puntata del TGR Amatrice. Cominciamo con la questione del pronto soccorso. Ne parliamo con il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini. Ho ricevuto la nota dalla Regione Lazio che hanno fatto un protocollo d'intesa con Ares e ASLE per coprire le ore notturne sull'emergenza. Non ne conosco ancora il contenuto. Però è evidente che c'è forse qualcosa in più da fare. Io ho chiesto un tavolo di incontrarsi, un incontro con tutte le autorità competenti, perché dobbiamo capire come possiamo dotare il pass di un vero servizio di H24, in considerazione che, lo sappiamo, siamo in un'area che specialmente nei mesi invernali non è garantita l'ora per raggiungere l'ospedale più vicino. Quindi non credo che si possa pensare solo a un trasferimento, si deve pensare anche a un'assistenza sul posto, quello che abbiamo chiesto da tanto tempo. Potrebbe essere un primo passaggio intanto essere coperti la notte, però voglio capire quali sono le intenzioni generali dell'ASL e dell'Ares per coprirci questo servizio. Si è svolta domenica scorsa l'annuale commemorazione di Padre Giovanni Minozzi. Vediamo il servizio. È stato un grande uomo il nostro padre Giovanni Minozzi, una vita la sua donata interamente agli altri e alla parola di Dio. Le case del soldato, le bibliotechine, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, la dedizione totale ai soldati e agli orfani di guerra sono solo alcune delle ragioni per cui questo sacerdote, nato a Preta di Amatrice, è ancora e sempre nel cuore di ciascuno di noi. Domenica scorsa si è svolta la consueta commemorazione annuale presso la Chiesa Centro Comunità di Sant'Agostino. La figura di Don Minozzi ha 100 anni, possiamo dire, dalla sua esperienza dopo la Prima Guerra Mondiale. Le connessioni oggi e l'importanza per la comunità di ricordare una persona come Don Minozzi. Beh, è sicuramente una figura che ha vissuto tempi non meno duri dei nostri, a cavallo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Non si limitò però a piangersi addosso, ma ha cercato, attraverso un originale metodo educativo, di far sì che le vittime la Prima Guerra Mondiale, e cioè gli orfani delle migliaia di italiani che mai tornarono, avessero la possibilità di un riscatto sociale, e questo attraverso la creazione proprio qui ad Amatrice per la prima volta di una casa a loro destinata. Credo che sia perciò una figura che ci sta molto bene in questo momento in cui abbiamo bisogno di riferimenti anche educativi che non si sottraggano alle difficoltà del post terremoto, facciano delle proposte per riscattare questa comunità che ha bisogno di risollevarsi. A scuola con gusto è ripartito ad Amatrice il bel progetto che ha visto coinvolti gli studenti del nostro alberghiero. Il progetto A scuola con gusto è tornato ad Amatrice, i nostri ragazzi mangiano alla nostra mensa, i loro pasti sono preparati dagli allievi del nostro alberghiero nella nostra terra. È un ritorno a casa, è un altro tassello della nostra vita che torna al suo posto. Sono felice e orgoglioso di vedere i nostri ragazzi ai fornelli della nostra mensa a servire in tavola ai giovani delle nostre scuole che da tutto questo potranno trarre insegnamento. È uno scambio tra le giovani generazioni nel quale ciascuna dona qualcosa all'altra. È il futuro di questa nostra terra che si forma grazie ai sorrisi e all'impegno dei nostri giovani. Con queste parole il sindaco di Amatrice Filippo Palombini ha commentato la sua visita lo scorso giovedì presso la mensa del Polo del Gusto, dove gli allievi dell'istituto alberghiero sono al lavoro per la preparazione dei pasti per gli alunni delle nostre scuole.
In primo luogo porto i saluti della presidente Licia Lonzi, che non è potuta venire oggi per problemi di natura personale, ma comunque è presente e ringrazia il sindaco e l'amministrazione di Amatrice. E noi, in quanto istituzione formativa, allora, siamo molto felici di questa iniziativa, che è importante sotto ogni punto di vista, sotto diversi profili. Innanzitutto per quanto riguarda la formazione dei ragazzi, che questa è un'esperienza molto importante, perché da un lato li avvicina ai ragazzi più piccoli, quindi dà a loro anche un senso di responsabilizzazione, e dall'altro è formativa anche dal punto di vista dell'avvicinamento al territorio, perché come è noto comunque Amatrice, così come tutto il territorio reatino, ha una connotazione forte dal punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, e questo è importante per la formazione dei nostri ragazzi. Poi ci teniamo a dire che questo è un progetto che doveva nascere prima del terremoto del 2016, quindi si è fermato per motivazioni ben note purtroppo, e ancora di più ha valore per noi questa esperienza, e speriamo insomma che sia importante sia per i nostri ragazzi che per i ragazzi più piccoli. Grazie all'amministrazione e grazie ad Amatrice. E grazie a voi. Domenica scorsa la premiazione del World Carp Classic Junior Event. Vediamo il servizio della nostra Martina Capparelli. Il nostro velocista è venuto a trovarci qui ad Amatrice in occasione di questo grande evento sportivo. Andrew, come mai questa visita? È un omaggio per la nostra comunità? Sì, vabbè, guarda, mi hanno chiamato chiaramente per ospitare questo momento, quindi ho accolto questo momento, perché venire ad Amatrice per me è sempre bellissimo. Purtroppo è chiaro, non è più come prima, ma spero che le cose sicuramente cambino presto. Le carte so che si stanno sbrigando, sento voci che piano piano stiamo cercando di guardare verso il futuro, e credo che per Amatrice questo serve moltissimo. Questa manifestazione, come lo sport in generale, può essere un'occasione di rilancio del territorio, no? Ma assolutamente, io penso che non bisogna mai dimenticare, perché insomma Amatrice non si conosce solo per l'amatriciana, quindi questa è una cosa, penso che sia fondamentale che le persone lo sappiano, ma anche per l'accoglienza e per la bellezza delle persone che sono qua, e quindi è bello vedere comunque una città che piano piano si sta ricostruendo e si sta ricreando la propria identità. Una bella emozione la premiazione del World Carp Class Junior Event, una festa sportiva internazionale che si è svolta lo scorso fine settimana sul nostro lago Scandarello. Tanti sportivi appassionati di pesca alla carpa no kill si sono ritrovati sulle rive del nostro lago per trascorrere 3 giorni in piena sintonia con la natura incontaminata del nostro meraviglioso territorio. Agli organizzatori che hanno dato la possibilità ad Amatrice di vivere una giornata di così ampio respiro e di segnare anche questo grande gol, che è la carpa più grande che sia stata mai pescata. Grazie. Insieme al vescovo Domenico Pompili, graditi ospiti della giornata, il prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani e il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, accolti dal sindaco Filippo Palombini. Oggi credo che hanno vinto tutti, no? Hanno vinto i ragazzi giovani, perché sono giovani e vincono sempre, e sono venuti a competere in una gara mondiale, quindi è una cosa bellissima. Ha vinto gli organizzatori, che sono stati straordinari, sono riusciti a portare un qualcosa così importante qua.
ha vinto sua maestà la carpa, perché si è manifestata in questi 25 kg che sono sicuramente un risultato eccezionale. Però penso che per noi che viviamo qua in questo momento particolare ha vinto lo scandarello. Ha vinto, secondo me, un paradiso che è qui, un paradiso che da tanti anni ci diciamo sempre come si fa a rendere questo parco un parco che ci aiuti a vivere, aiuti l'economia, aiuti lo sviluppo di questo territorio. Oggi l'ambiente e la natura che abbiamo è quello che il terremoto non ci ha tolto, è quello sul quale dobbiamo puntare per ricostruire un mondo da queste parti. Molti sanno che già prima del terremoto avevamo immaginato di costituire intorno allo Scandarello un piccolo parco naturale, avevamo fatto anche un'assemblea pubblica, un passaggio d'urbanistica. E che cosa volevamo fare? Volevamo creare intorno allo Scandarello tutti i percorsi naturalistici del CAI che erano stati ricostruiti per andare in bicicletta, per andare a cavallo, per andare a piedi. Volevamo mettere i moli sul lago proprio per cercare di stimolare la pesca, la canoa, la vela, dei punti di balneazione, cioè volevamo creare lì un'area di sfruttamento, parola brutta ma si è capito che cosa intendo dire, di sfruttamento turistico e di nome. Bene, poter svolgere una gara mondiale allo Scandarello ci fa capire che non solo si può fare ma si deve fare. Pensate, la procedura era già ripartita dopo il terremoto, io ho già preso appuntamento domani per andare avanti, per chiudere questo discorso, diciamo così, cartaceo, per definire questo parco, e oggi devo ringraziare la presenza del Presidente del Parlamento Europeo perché gli devo fare una richiesta. E Antonio, fa qualche giorno ti arriverà una richiesta, ti arriverà la richiesta di patrocinare il parco dello Scandarello come un parco naturale patrocinato dalla Comunità Europea. Questo ci aiuterà sicuramente a farlo bene, ci aiuterà probabilmente anche a trovare quella che poi è la soluzione, che sono i soldi, per poterlo fare, e noi credo che potremo rivedere queste manifestazioni allo Scandarello e credo che potremo anche far sì che i ragazzi del liceo sportivo facciano un'educazione tale da poter avere anche il mestiere di gestire posti così belli. Per il consueto appuntamento con le nostre frazioni andiamo oggi a Villa San Cipriano, una frazione molto cara al direttore del nostro TG. Benvenuti a Villa San Cipriano di Amatrice, la frazione che siamo venuti oggi a visitare e che vi vogliamo raccontare. Siamo con Silvio Di Gianmarco, storico abitante di questa frazione. Come va? Va, una parola rispondere a questa domanda. Diciamo che nel lato costruttivo va male, nel lato forse interiore ci si cerca di tirare su, ma più giorni passano e più uno si demoralizza, perché tra burocrazia, ritardi, lentezze e approssimarsi al terzo inverno dentro case che non abbiamo viste ancora all'opera, perché l'inverno scorso il buon Dio è stato clemente, le previsioni quest'anno non mi pare che siano della stessa situazione, quindi siamo qui in attesa, però la pazienza poi alla fine cessa di. È difficile, non c'è dubbio, sono passati circa 2 anni e mezzo dalla scossa del 24 agosto. Qui la situazione è, ci sono delle casette provvisorie nelle quali è ricoverata la popolazione che risiedeva qui, ma anche in parte che risiedeva ad Amatrice. Questa è la frazione più vicina ad Amatrice, praticamente attaccata. Spesso non si capisce neanche bene, anche a livello emotivo, no? Almeno per noi, perché questa è anche la mia frazione, dove finisca Amatrice e dove inizi Villa San Cipriano, quindi è qui però che si è sviluppato tutto il nuovo che c'è ad Amatrice, quindi i centri commerciali sono a Villa San Cipriano, la scuola provvisoria e quella definitiva sono a Villa San Cipriano, il polo del gusto è a Villa San Cipriano, quindi insomma tra le tante frazioni diciamo che questa è piuttosto vissuta, no? Ma scherzando, in tempi non sospetti io dicevo, forse per campanilismo, che Villa San Cipriano doveva essere il comune e Amatrice una frazione di Villa San Cipriano. Purtroppo questi tragici eventi hanno portato
a che si concretizzasse questa mia profezia, fra virgolette, perché giustamente, come dicevi, il cuore pulsante di ciò che era Matrice oggi è Villa San Cipriano, quindi... Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria della Torre, una chiesa del Cinquecento che ha al suo interno degli affreschi, sempre della stessa epoca. Sono attribuiti alla scuola di Dionisio Cappelli, c'è una flagellazione di Cristo, c'è il martirio di San Sebastiano, ci sono diverse altre figure affrescate sulle pareti e c'è una lunetta che raffigura la Madonna col bambino. Non la possiamo vedere, purtroppo la chiesa è chiusa perché è stata messa in sicurezza, ma ovviamente non è agibile, quindi non si può entrare, però è una chiesa che racconta anch'essa una storia. Qui, pensa, si sono sposati i miei nonni, eh? Lo sapevi? Sì, lo sapevo che si erano sposati qui i tuoi nonni, e quindi diciamo che nei paesi poi era la festa di tutti, non solo dei diretti interessati. E per me, che da ragazzino non tutti potevano accedere a tenere le chiavi della chiesa, e quindi era una gara, a differenza di oggi che nessuno la vuole tenere le chiavi della chiesa, me ne sono un po' fatto carico io di fare il custode, il sacrestano di questa chiesa, che per me rappresenta la mia nascita, la mia crescita e la mia vita fino ad oggi, perché tutto sommato poi i fatti importanti, tutte le mie sorelle hanno sposato in questa chiesa, un mio fratello addirittura ha sposato in questa chiesa. E quindi per me è qualche cosa che, al di là della religione, c'è un angolo del cuore a cui sono affezionato e che me la tengo come qualcosa un po' di personale, ecco. Sì, io ricordo, e lo vorrei raccontare anche a chi ci ascolta, che dopo il terremoto la campana di Santa Maria della Torre ha continuato a suonare per tanti, tanti mesi, e ogni tanto bisognava spegnerla, staccarla, perché c'era il rischio che con le vibrazioni della campana la chiesa, che ancora non era in sicurezza, potesse subire ulteriori danni, e quindi è stato un po' complicato convincere Silvio che la campana purtroppo doveva smettere di suonare. Però io ricordo questa scena bellissima, ogni tanto si sentivano le campane suonare, erano le campane di Santa Maria della Torre. Erano le uniche campane che suonavano ancora in tutto il territorio del comune di Amatrice, sì. Anche perché era l'unica chiesa danneggiata, ma in condizioni, non dico fruibili, ma comunque di consolazione, perché non erano andate a terra come tutte le altre chiese. Poi per me, che sono stato colui che, insieme a chi materialmente ha avuto l'idea e il controllore dell'esecuzione dei lavori, l'installazione di queste campane, sentire le campane tutti i giorni suonare era qualcosa che, da tempo immemore, da quando suonavano le campane per la festa della Madonna della Torre, Firminio, mio padre, insomma, non si sentivano più. E quindi avere questo avviso che era mezzogiorno, avere questo avviso che il giorno dopo era domenica, era importante sotto il profilo umano, culturale, religioso, certo, e di vita, tutto sommato. Certo, la quotidianità, no? Quella che tutto sommato poi comincia a mancare. Ma Villa San Cipriano è una frazione, diciamo, non proprio estesissima, ma neanche troppo piccola. Ci facciamo una passeggiata a vedere ciò che resta dei vicoli del centro storico di Villa San Cipriano. Vieni con me. Volentieri, anche se è un colpo al cuore. Silvio, lo sai una cosa che pensavo sempre quando ero bambina e stavo qui, come tu ricordi? Pensavo che casa mia fosse la più bella del mondo e che avesse un solo difetto, perché non aveva le finestre che guardavano su Pizzo di Sevo. E adesso noi siamo sulla parte dove prima era casa mia, e adesso vedo Pizzo di Sevo. Non so se può essere considerata una consolazione in qualche modo, però sai, lo spirito della montagna sembra che ci accompagni, no? E ci dia pure la forza per andare avanti, no? Tu che dici? Ma sicuramente l'oscuramento, chiamiamolo così, di un certo panorama che comunque tutti ci invidiano, perché comunque abbiamo delle montagne bellissime. Io ho avuto la fortuna di visitare anche le Alpi e non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Adesso questa tua potrebbe essere una considerazione giusta, accorgendoti oggi, avendo un rammarico maggiore, perché hai perso tanti giorni non vedendo di Pizzo. Che possa essere una consolazione, forse no,
però, come dire, è molto soggettiva la cosa. Io Pizzo lo vedevo tutti i giorni, adesso continuo a vederlo lo stesso e mi augurerei che nella ipotetica casa, anche se non ci stanno le finestre che guardano Pizzo, scenderei strade e lo guarderei comunque. Hai ragione, lo spirito della montagna che arriva anche dove le finestre non te lo lasciano guardare, no? Però lo spettacolo è veramente notevole, eh? Poi è arrivata la prima neve, è un panorama meraviglioso quello che ci è toccato, la grande fortuna che abbiamo, nonostante la grande sfortuna che abbiamo avuto. E insomma, vedi Silvio, questa era la piazzetta nella quale quando ero bambina io giocavo con i miei amici qui che abitavano lungo questo vicolo e ho passato qui, penso, i momenti più belli della mia vita. Tra cui la chiesa, te lo ricordi Don Felice, quando c'era Don Felice? Don Felice, personaggio eccezionale. Questa piazzetta, forse hai dimenticato, Gigetto Brillo con l'organetto. E come no! E andai a ballare a Sardarella fino all'una e due di notte. Poi ci diceva, ma ve ne volete andare a dormire? Gigetto era il mio bisnonno. Certamente sì. Guarda, è stata secondo me avere la fortuna di vivere in un posto del genere, credo che sia una cosa straordinaria e credo che sia proprio da questo, anche da questi ricordi che ci accompagnano, che ci accompagneranno sempre, ci devono dare la forza poi per andare avanti e resistere anche alle maglie della burocrazia che spesso ci attanagliano un po' troppo. Ma noi ci stiamo accorgendo di adesso che non li abbiamo più, come sempre, tutte le cose, il valore vero te ne accorgi quando non le hai più. Rimane la bellezza estimabile di un territorio pitturato dal buon Dio e ce l'ha regalato e siamo riusciti a mantenercelo abbastanza bello. Questa è una disgrazia che è capitata, non possiamo imputarla a nessuno, però come noi abbiamo questa forza d'animo di resistere, le istituzioni dovrebbero esserci un attimino più vicino e darci quell'input per continuare a resistere, operare e vedere rinascere questo territorio, perché ogni giorno che passa è un colpo al cuore vedere quella piccola crepa che si allarga, vedere lì su quel portone usciva quella persona che magari noi ragazzini tante volte ci sgridavano perché gli facevamo confusione, la sera dovevano andare a dormire presto perché la mattina si dovevano alzare presto, cioè tutti scherzi da ragazzini innocenti che oggi poi, ecco, te li rimpiangi di non averli più, avuti più, perché comunque la vita poi ha un suo ciclo naturale. E oggi non vedere più neanche quel portone, diciamo che è un doppio colpo al cuore. Sì, lo so, è un colpo al cuore, è vero. Però non ce la dobbiamo fare. Ecco, allora, Villa San Cipriano è una delle 69 frazioni di questo meraviglioso comune che è Amatrice. E anche qui c'è gente che è rimasta, anche qui c'è gente che vuole rimanere, che vuole tornare a vivere questi borghi, questi luoghi, così come faceva prima, in pace, in serenità, nella semplicità di una vita che è proprio quella tipica dei borghi, quella bellissima dei borghi, quella semplice, quella che non ha bisogno di niente se non di scendere in strada, guardare una bella montagna, magari innevata, godersi un raggio di sole e vivere in un territorio bello, pieno di storia, pieno di natura, pieno di vita. Ecco, ricordatevelo tutti, insomma, noi siamo qua. Facciamo una passeggiata al vicolo? A Via delle Convertite. A Via delle Convertite. Andiamo?
Una gran bella notizia, dopo 26 anni torna a casa il reliquiario della chiesa di San Giovanni. Il servizio è di Marco Buonasorte. 26 anni dopo torna a casa il reliquiario di San Giovanni. Era il 1992 quando questo oggetto religioso venne trafugato. Oggi ci viene restituito dai carabinieri del nucleo tutela di Napoli. Siamo con Don Luigi Aquilini, che è il vicario del Vescovo. Don Luigi, qual è l'importanza della restituzione di questa reliquia? Beh, l'importanza è sempre un oggetto religioso che, anche se la gente non lo ricorda, però fa parte un po' delle nostre comunità. In genere queste reliquie che si trovano o raffigurano il protettore oppure un santo, la Madonna, oppure la Santa Croce, quindi è un'occasione per veramente ringraziare l'opera dei carabinieri che in questo recupero lento però arrivano sempre a buon porto. Certo, queste sono state rubate prima del terremoto, 25 anni or sono, e siccome ogni 10 anni la sovrintendenza le aveva elencate, fa il controllo delle schede, aveva denunciato lo smarrimento e ecco, poi siamo riusciti attraverso le schede a individuare l'origine, la matrice San Giovanni, la chiesa che abbiamo ancora sotto le macerie. Dovremmo adesso vedere se possiamo recuperare, quando rimuoveranno le macerie, altri arredi che ci sono certamente. Ad oggi questo reliquiario verrà custodito comunque qui, giusto? Sì, viene custodito qui, anche perché nelle feste della Madonna abbiamo, ecco, vede, delle immagini, delle statue che sono state donate. Manca proprio in genere in queste nostre comunità un reliquiario che ha appunto l'origine, la reliquia della Vergine. Grazie Don Luigi. Ma di che, niente? Sì, oggi c'è questa restituzione di 4 reliquari. Uno proveniente da Amatrice, mentre 3 da Rocca Sinibalda, qui vicino, sempre stessa diocesi, in questa occasione li restituiamo. Il recupero deriva da un'attività investigativa all'interno della quale sono stati scoperti circa 67 furti di oggetti chiesastici rinvenuti a casa di questi acquirenti finali, che per noi ricettatori sono all'interno delle loro abitazioni, a seguito di acquisti fatti da altri ricettatori che avevano a loro volta comprato dagli effettivi ladri. E oggi è un giorno importante, Don Giuseppe, per la riconsegna di questi beni alla nostra comunità. Ma qual è la valenza storica e culturale e anche simbolica di questi beni che ci hanno riconsegnato? Siamo contenti che i carabinieri di Napoli ci hanno portato questi reliquiari, di cui uno proprio di questo paese, della chiesa di San Giovanni, rubato 25 anni fa. E questi reliquiari testimoniano la fede di questo popolo, l'attaccamento religioso della gente al Signore e alla Madonna, e siamo contenti che il bene trionfa sul male, sul furto, certo, sulla cattiveria, invece trionfa il bene, il ritrovamento, e questi reliquiari che contengono le reliquie di santi che vengono riportati nei posti di origine. Momentaneamente saranno ubicati qui alla comunità di Sant'Agostino, immagino, giusto? Questi beni, e poi quando sarà, verranno, dove verranno ubicati? Quando riavremo le nostre chiese? Quello che è stato preso alla chiesa di San Giovanni penso che resterà qui, mentre invece gli altri vanno nella chiesa di Rocca Sinibalda, okay, da dove sono stati rubati. Quindi i beni che tornano a casa? Sì, bene. Sì. E la gente partecipa a questo evento gioioso per tutta la comunità amatriciana. Okay, grazie. Lo sport ad Amatrice. Abbiamo intervistato Giulia Delisi, il direttore sportivo della squadra di pallavolo. Oggi siamo con Giulia Delisi, che è il direttore sportivo della polisportiva Amatrice. Ciao Giulia, grazie di essere qui innanzitutto. E partirei subito chiedendoti un po' qual è il ruolo del direttore sportivo all'interno di una società, innanzitutto.
E poi un po' quali sono gli obiettivi per la stagione che sta per iniziare, insomma. Ciao a tutti. Allora, il ruolo del direttore sportivo sicuramente comporta una dote organizzativa, innanzitutto, un pizzico di pazienza e tanto tanto entusiasmo e passione per quello che si fa. Ecco, la pallavolo da matrice c'è sempre stata. Chiaramente, gli eventi che tutti noi conosciamo avevano frenato un po' l'entusiasmo nei confronti, dello sport e in particolare di questa disciplina. Il nostro obiettivo è quello di ripartire. Ripartiamo con ben due categorie competitive, una maschile e una femminile. Ma il progetto, la vera bellezza di questo progetto è il fatto che non solo i ragazzi di Amatrice parteciperanno a questi campionati, ma i ragazzi di Amatrice insieme a dei ragazzi provenienti da Antrodoco e da Rieti, che con entusiasmo affronteranno insieme, sotto un'unica squadra questi campionati. Sì, è una cosa molto bella e lo sport è un grande modo per fare aggregazione e senza dubbio è molto importante. E una curiosità personale che ti chiedo, qual è la risposta del pubblico a questi eventi sportivi come la pallavolo, per esempio? Comunque, quanta risposta del pubblico c'è in generale? La pallavolo, in Italia è il secondo sport dopo il calcio, quindi sicuramente a livello di, attenzione da parte del pubblico, siamo a un buon punto di partenza. Poi a seguito anche di questi mondiali ne abbiamo proprio la prova. Speriamo davvero di riuscire ad invogliare le persone a venire al palazzetto, ma in primis i nostri ragazzi a venire ad allenarsi. Noi ci alleniamo tutti i giorni, abbiamo categorie dal minivolley fino appunto categorie competitive di seconda e terza divisione, e quindi invitiamo davvero tutti a venire al palazzetto perché ci sarà da divertirsi. Seguire tutte le nostre rappresentazioni sportive della città di Amatrice è senza dubbio importantissimo. Quindi invitiamo più persone possibili a sostenere tutte le varie discipline sportive che rappresentano la nostra città. E mi dicevi prima che avete anche un motto voi della pallavolo, ce lo dice anche ai nostri ascoltatori? Sì, ecco, l'idea è quella di ricominciare, ripartire e farlo un passo alla volta, e per noi un set alla volta, quindi vogliamo proseguire e farlo un set alla volta. Un set alla volta, tutti insieme. Forza Matrice. Grazie Giulia. E siamo agli eventi. Si è svolta giovedì scorso la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Filippo Sanna, un premio letterario in memoria di Filippo che ci ha lasciato il 24 agosto 2016. Il tema di quest'anno è il coraggio e la paura. Sabato mattina, presso la Sala Mensa dell'Area del Gusto, il congresso provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Per gli amanti del teatro, da non perdere la presentazione sabato mattina alle ore 11 presso il tendone del Cinema Paradiso di Amatrice del laboratorio teatrale Il futuro è il felice senso della vita. Per gli amanti dello sport, sabato alle ore 15 presso il campo sportivo comunale Pari de Tilesi la partita di calcio della Nazionale Magistrati contro la Nazionale Attori. E infine il cinema, doppio appuntamento questo fine settimana si comincia sabato alle ore 21 con il film Sconnessi e domenica alle ore 17:30 con il film per bambini Gli Incredibili 2. E con quest'ultima notizia ci salutiamo e ci diamo appuntamento come sempre venerdì prossimo alle ore 20.